Ben ritrovati a tutti. Oggi vi parlerò del Garmin 245 Music dopo qualche settimana di intenso utilizzo e soprattutto mi soffermerò su quanto sia facile e semplice fare il pairing con il telefono, le funzionalità, le nuove funzionalità che ho trovato più interessanti, più utili, più comode per l'utilizzo giornaliero e se ne vale la pena fare l'upgrade rispetto al predecessore 235 e un confronto con il Garmin 735 XT. Giusto, sei? Ti piace questa tipologia di video? Sì, certamente. Anche se il Garmin 735 è il Bene, allora iscriviti al canale. migliore. Ah, io mi sono già iscritto. Voglio vedere il video dove il Garmin 735 è il trionfatore. E tu cosa aspetti? Se ti piace questa tipologia di video, lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche tramite la campanellina qui sotto. Benissimo, allora partiamo subito con la recensione. Non vedo l'ora. Beh, chissà, magari ste avrà ragione. Oppure no. Bisogna innanzitutto attivare il pairing sull'orologio tramite l'apposita funzione. Una volta che il pairing è stato attivato, andiamo sulla app Garmin Connect, su impostazioni, device e aggiungiamo un nuovo device. E dopodiché, semplicemente seguiamo la procedura guidata. E vedrete che dopo pochi minuti il vostro smartwatch sarà connesso al cellulare e all'app Garmin Connect. Come avete visto, la procedura è veramente molto semplice. Potete ovviamente configurare diversi device con Garmin Connect e questa è davvero molto ben sviluppata. Ho subito testato il tempo di connessione del GPS usando il GPS più GLONASS per entrambi i modelli, consigliato da Garmin come più preciso, e devo dire che la connessione è molto veloce per entrambi i modelli senza riscontrare alcuna differenza. Una novità nel Forerunner 245 è l'accesso rapido ad alcune funzioni tramite la configurazione dei widget nel nuovo menu, molto carino, più vicino a uno smartwatch che ad uno smartwatch. Per quanto riguarda l'audio player, l'accesso è molto immediato e facile in quanto basta un solo clic del pulsante in basso a sinistra e si può scegliere di riprodurre tutte le canzoni o filtrare per una playlist, un genere musicale o per l'artista. È anche possibile ascoltare podcast e audiobook. Per quanto riguarda la configurazione della corsa, vedrete che se avete già un Forerunner che le funzionalità sono bene o male le stesse ed il Forerunner, essendo appositamente per la corsa, offre tantissime funzionalità per poter configurare tutto quello di cui avete bisogno nei vostri allenamenti. Sempre se volete definire un fartlek, potete impostare gli intervalli veloci, gli intervalli lenti e ogni volta il Garmin vi avvertirà con un beep e se state indossando le cuffie, sentire del beep tramite la cuffia. È possibile anche cambiare i quadranti e la watch face. Devo dire che è un po' più intuitivo rispetto al Garmin 735 quando poi c'è una preview della watch face. Ho fatto anche la prova a configurare una watch face custom e devo dire che non ho riscontrato alcun rallentamento dell'orologio. Relativamente ai sensori potete inserire davvero e configurare davvero tantissime tipologie di sensori, partendo per esempio dalla fascia cardio. Ho configurato una fascia cardio non proprio recentissima e ha funzionato perfettamente, per cui insomma avete una scelta molto ampia. Per quanto riguarda i provider della musica, potete sincronizzare l'orologio con Spotify, Deezer o altrimenti caricare direttamente tramite Garmin Express la musica che avete sul vostro PC, ma in questo caso dovrete connettere l'orologio al vostro PC. Una funzionalità molto importante per questo orologio, a differenza che il 735, è il fatto che sia wifi. Soprattutto nell'uso giornaliero l'ho trovato davvero molto comodo e praticamente ogni qualvolta finirete un allenamento non serve connettere l'orologio al PC tramite il cavetto, ma a fine allenamento il vostro orologio si connetterà automaticamente all'app Garmin Connect e i vostri dati relativamente all'allenamento saranno già archiviati. Se poi avete anche connesso l'app Garmin Connect, per esempio, ad altri social come Strava per quanto riguarda gli allenamenti, in automatico i vostri dati saranno anche aggiornati su Strava. Devo dire che questo l'ho trovato molto comodo, soprattutto nell'uso quotidiano. Relativamente alla lista degli sport disponibili e configurabili, direi che la lista è molto più aggiornata rispetto a 735. Per quanto riguarda invece le statistiche, devo dire che più o meno le statistiche sono le stesse.
rispetto al Garmin 735, e quindi abbiamo per esempio i tempi di recupero, le previsioni gare, eccetera. Ma devo dire che nel Garmin 245 c'è un nuovo indicatore molto carino che indica soprattutto se siete molto stressati o quanto siete più o meno carichi a livello di energia tramite l'indicatore del body weight. Un'altra novità da questo punto di vista è la funzione che permette di rilevare le dinamiche di corsa tramite un'apposita fascia cardio chiamata HR Run. Praticamente, per esempio, si può rilevare il tempo di contatto al suolo, l'oscillazione verticale, il bilanciamento della gamba destra e gamba sinistra, in maniera tale da poter monitorare e controllare il nostro stile di corsa. Un'altra importante novità è quella relativa alla sicurezza. Grazie all'accelerometro, l'orologio è capace di capire se ci sono dei movimenti strani dovuti magari a un malore e inviare una notifica tramite un'email o un messaggio a uno dei contatti configurati precedentemente dalla rubrica. Adesso si possono configurare fino a 3 contatti e fondamentalmente nel messaggio sarà anche comunicata la nostra attuale posizione. In più, la funzione prevede anche un invio manuale in caso in cui ci si trovi in una situazione di pericolo. Relativamente ai sensori, il 245 include un nuovo sensore per quanto riguarda il rilevamento delle pulsazioni, che ha anche un pulso ossimetro. Questo sensore potrebbe essere utile per esempio per capire durante la notte se si soffre di apnea notturna. In più il Garmin 245 include una bussola e un accelerometro, ma non l'altimetro. Per quanto riguarda il rilevatore delle frequenze cardiache, ho voluto fare due test differenti. Il primo durante una corsa lenta usando il Garmin 245 con il sensore al polso e il Garmin 735 tramite la fascia cardio, e il secondo test è usando entrambi i modelli tramite i sensori al polso e confrontare i risultati. Il risultato del primo test, quindi del 245 con il sensore al polso e del 735 con la fascia cardio, ci mostra effettivamente quanto siamo davvero poco precisi con i sensori al polso, sono davvero molto lenti a reagire rispetto ai cambi di ritmo e c'è sempre un fastidioso rumore di fondo rispetto alla fascia cardio dovuto al fatto che l'orologio si muove molto di più. Per quanto riguarda i risultati del secondo test, quindi usando per entrambi i modelli il sensore al polso, ho postato i risultati sul mio profilo Strava, vi invito a visitarlo soprattutto per i più curiosi, ma non aspettatevi niente di buono per entrambi i modelli. Quindi ancora una volta la fascia cardio è quella che mi sento di consigliare di più. Relativamente ai sensori al polso, sono buoni per indicare generalmente qual è la frequenza cardiaca durante settimane di allenamenti, come sta migliorando in media, ma non per diciamo una misurazione più precisa. L'orologio ovviamente è resistente all'acqua, ha un display in Gorilla Glass, non in vetro come 735, e devo dire che il Garmin 245 ha un display molto chiaro, anche durante una giornata di sole è molto facile, molto chiaro da leggere, più chiaro rispetto al 735 probabilmente dovuto alla maggiore risoluzione. Vi riporto qui un confronto tra alcune delle caratteristiche tecniche di entrambi gli orologi. Vi ricordo che avevo già parlato di queste caratteristiche nel video dell'unboxing, il cui link potete trovare qui in alto. Per quanto riguarda la vestibilità del 245, devo dire che essendo molto leggero, appena 38 grammi e mezzo, è più leggero del Garmin 735, si sente davvero poco al polso, anzi non si sente al polso. Avendo un sensore per le pulsazioni che sporge di meno rispetto al 735, si muove di meno, e anche direi la qualità dei materiali più alta rispetto a quella del 735 lo rende un orologio un po' più versatile, più vicino anche all'utilizzo come smartwatch. Per quanto riguarda la batteria, ho caricato entrambi gli orologi al 100% e dopodiché li ho usati per una settimana, l'utilizzo medio che ne farei, quindi per il 245 ho anche utilizzato la musica per capire quale sia l'impatto sulla batteria, e devo dire che ovviamente il Garmin 735, avendo una cassa più grande, ha una batteria più duratura, ma comunque anche con il Garmin 245 utilizzando la musica sono riuscito a fare perfettamente una settimana. Per cui veniamo alle conclusioni, direi che alcune delle caratteristiche che ho trovato più funzionali per il 245 sono sicuramente la Wi-Fi, è molto comodo avere l'aggiornamento automatico sulla Garmin Connect e sui vari social relativamente al running.
e relativamente ovviamente alla musica, perché ha bisogno di motivazione, soprattutto in questo periodo. Ho trovato davvero bello poter correre con la musica. Tra l'altro io utilizzo degli auricolari che non isolano completamente al 100% e devo dire che mi sto trovando molto bene. Potete trovare qui in alto il link del video. Quanto riguarda invece i sensori, direi che non trovo alcuna differenza con i 735, almeno per l'uso che io ne faccio, per cui vale o no fare l'upgrade. Allora, se siete interessati ad avere la musica, devo dire che ci sono alternative più economiche sul mercato in questo momento. Se invece mi interessa la wifi o altre tipologie di sensori, direi che fa la differenza, però diciamo rispetto al prezzo di un Forerunner 235 direi che assolutamente non ne vale la pena, per cui devo dare ragione a Ste per il momento, ma in futuro una prezzi abbasseranno i prezzi, vale la pena darci un'occhiata. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi qualche commento e niente, come sempre vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.